La serata degli ambasciatori del Centro Studi Grande Milano 2022 si è svolta nel giardino Carlo Tognoli, luogo simbolo intestato a colui che ha donato il marchio Amare Milano alla presidente Mainini. Emozionati i tre ambasciatori neonominati, Caterina Caselli, Beppe Saronni e Antonio Albanese, esempi di vita da mostrare orgogliosamente da parte di un'associazione che da 20 anni lavora a tutto ciò che fa più grande Milano. Abbiamo chiesto ai qualificati partecipanti alla serata le loro sensazioni e qualche riflessione che vi proponiamo. Si torna agli eventi in presenza, qui in questa splendida location, il Centro Studi Grande Milano premierà tre ambasciatori della città. Che emozione è questa, tornare a eventi di questo tipo? Mi piace molto, trovo che la relazione con le persone sia ottima e noi come impresa stiamo proponendola da tanto, del tornare un pochettino all'abitudine, diciamo, di convivere di nuovi momenti con i colleghi. Quindi mi piace, mi sto divertendo e ne farei altri mille. Come vede il futuro di questa città, anche in questo senso? Beh, Milano è la cosa più bella in questo caso che potesse capitare all'Italia, imprenditorialmente, managerialmente, futuristica, ha tante belle cose da dare e sono sicuro che sarà un ottimo motore per il nostro paese. Il Centro Studi Grande Milano in questa splendida location ha organizzato questo evento finalmente in presenza, si ritorna a questo tipo di eventi, che emozione è? Credo che tutto ciò che viene fatto in presenza abbia una forza, un'intensità diversa. Sicuramente la tecnologia è uno strumento di una potenza straordinaria, rende possibile cose anche quando non lo sono, ovvero incontrarsi durante la pandemia, ma non è possibile sostituirla con la forza che può dare l'incontro in presenza, anche semplicemente in tutte quelle occasioni informali di scambio o di incontro collaterali rispetto all'incontro più formale, più ufficiale sul palco, che secondo me sono poi un elemento fondamentale anche di queste occasioni. In questo senso, secondo lei, quale sarà il futuro di Milano? Milano deve avere l'ambizione di non fare di più, cioè di essere presa da una smania quantitativa, mi viene da dire, ma avere davvero a cuore la qualità della vita, la qualità dell'ambiente, la qualità dei servizi, dello spazio urbano, dei propri cittadini. Perché se ha davvero a cuore questa qualità, può continuare ad ambire sempre di più ad essere un luogo attrattivo a livello internazionale e il nostro futuro si gioca sulla forza, l'attrattività che continueremo ad avere a livello internazionale. Questa deve essere l'ambizione di chi amministra la città e di chiunque nel lavorare qui, nell'abitarla, in qualche modo ha un po' a cuore l'interesse pubblico ed è cuore forse proprio la parola più calda con cui ricordare anche Carlo Tognoli, che era una persona che ha amato in maniera straordinaria questa città e che solo ricordare ci aiuta ancora a riamare Milano. È anche importante premiare questi ambasciatori di Milano. Milano è un terreno fertile in cui poi emergono tante individualità e raccontare queste storie secondo me significa portare degli esempi di valori positivi. Penso agli ambasciatori di questa sera, penso in realtà a quello che ogni anno facciamo con la consegna degli Ambrogini, delle medaglie d'oro, e raccontare storie di persone che hanno fatto del bene alla nostra comunità. E la forza di un'esperienza di vita è impareggiabile rispetto a qualunque argomentazione teorica. Com'è ritornare in questa location, in questi grandi eventi fatti in presenza? Beh, cioè, alla mia tenera età non mi emoziono più così, non mi metto a battere le mani, però mi sembra che siano... temevo troppo il caldo, invece mi fa piacere che ci sia questa frescura perché hanno scelto un bel luogo, bellissimo. La vostra famiglia ha fatto tanto per Milano, come la vede adesso questa città? Beh, noi l'abbiamo sempre considerata la nostra città, Milano, anche se viviamo in provincia, però la base è sempre stata Milano. E quindi... Come la vede adesso questa città?
Beh, la vedo poco, perché ci vengo molto meno di quello che ci venivo una volta, ma insomma, però mi fa piacere, insomma. Adesso poi, per esempio, per questa grande Milano sono sempre quella Magnini, lei si dà da fare proprio, è una persona molto, è un'amica anche fra l'altro, per cui mi fa molto piacere essere qui anche per lei. Questa sera il Centro Studi Grandi Milano ha premiato tre ambasciatori della città. Che emozione è tornare a questi tipi di eventi in presenza finalmente? È una grande emozione, perché sebbene il Centro Studi, devo dire la verità, già nel quell'interstizio breve che c'è stato nella primavera e estate del 2020, quando si è un po' riaperta la vita sociale, era riuscito ad organizzare alcune iniziative. Tuttavia oggi è come riagganciarsi idealmente al 2018, all'ultimo momento nel quale si è potuto in pubblico fare una cosa rilevante e importante per premiare le grandi guglie della grande Milano. E quindi ritorna un evento, un'iniziativa che ha una sua, ormai è diventata una tradizione della città. Adesso è una città, la nostra, che ha nel suo momento più alto la consegna dell'Ambrogino d'Oro alle personalità della città. Nel 2021 lo ha ricevuto anche la presidentessa del Centro Studi Grande Milano, Daniela Mainini. Questa iniziativa è un'iniziativa che riconosce personalità molto diverse tra loro, che però si sono distinte in campi vari, dall'imprenditoria alle professioni, all'accademia, alla ricerca applicata, alla cultura, alla scienza, e che in qualche modo hanno segnato o segnano tuttora la vita della città. Quindi poterle festeggiare in questo posto meraviglioso, che è il Collegio delle Ex Stelline, quindi uno dei grandi luoghi della solidarietà a Milano, i Martinite e le Stelline, quindi uno di quei momenti del welfare ambrosiano che tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento segnarono l'avvento di una visione riformistica della nostra comunità, è un fatto importante, un fatto che va sottolineato e che ci ricollega idealmente a quella migliore tradizione della storia della città. Lei parlava di personalità diverse, secondo lei che personalità ci vorrebbe oggi per la città di Milano? Ma io credo che non serva una personalità, serva un collettivo di uomini e di donne, le quali nelle loro attività, che sono poi le attività che svolgono mediamente tutti i giorni, che siano ricercatori, che siano professionisti, che siano imprenditori, che siano scrittori, musicisti, attori, registi, che siano anche semplicemente portatori di un pezzo di città, che so io, artigiani piuttosto che start-upper, che in qualche modo arricchiscono la città, la arricchiscono sicuramente perché creano e fanno circolare ricchezza, ma la arricchiscono anche perché il loro portato viene messo in comunione, in comunità, viene messo insieme ad altre storie, ed è la forza del Centro Studi, la capacità di integrare esperienze e storie diverse che difficilmente senza un'iniziativa come il Centro Studi Grande Milano sarebbero integrabili o si sarebbero mai anche forse solo incontrate. Centro Studi Grande Milano e Palazzo delle Stelline ha organizzato questa serata all'aperto e in presenza. Che emozione è tornare a queste serate, appunto, di condivisione finalmente dopo anni di chiusure? Beh, sicuramente una grande emozione, raccoglie un po' il senso proprio anche del Centro Studi, quello della condivisione, di valori, di principi, e lo stare insieme oggi ha un grande significato, quindi molto contenti di essere qui. Diciamo che è un evento che di per sé già è di grande prestigio, ma questa serata assume un altro elemento particolare, proprio come diceva lei, riprendiamo momenti nello stare insieme, nel vivere esperienze, emozioni belle, e fra altre cose una cornice splendida come questo chiostro, e dunque auspichiamo che sia una bella serata da ricordare tutti insieme. Lavorare sul territorio è anche una prerogativa del vostro lavoro? Certamente, la nostra banca ha una caratterizzazione dove il territorio forse è al centro proprio del fare, e abbiamo anche un claim particolare che dice vicino oltre l'attese, proprio a significare la vicinanza con i territori di riferimento. Dunque il territorio significa non solo queste situazioni, ma dare continuità nel nostro operare quotidiano a famiglie, imprese o comunque alla comunità, per aiutarle a sviluppare i propri progetti. Milano che territorio è?
è un territorio in fermento, è il territorio da dove tutto nasce e quindi noi dobbiamo essere assolutamente pronti a coglierlo. E quindi di grande stimolo per noi, è anche un privilegio poterci operare, quindi siamo molto entusiasti di questa ripresa, di questa voglia di ripresa. Quindi siamo pronti per coglierlo, questo rinnovamento e questa rinascita, mi viene da dire. Aggiungo che essendo un territorio con un estremo fermento, lo definirei il territorio, non un territorio, proprio per dare una caratterizzazione ancora di importanza e anche, se mi permette, un po' un territorio dove ha un po' il compito anche di tracciare la strada un po' per il sistema paese, dunque rappresenta veramente un modello da seguire e dunque da responsabilità ma anche orgoglio poter essere un territorio di questa natura. Tornano gli eventi in presenza a Milano, il Centro Studi Grande Milano ha organizzato questa serata al Palazzo delle Stelline per premiare tre ambasciatori di questa città. Che emozione è? Beh, è un'emozione molto, molto forte, perché intanto è un evento straordinario, lo stiamo appunto vedendo da come è stato organizzato e soprattutto per persone come noi che siamo del turismo, siamo nell'ospitalità, ecco, vedere che l'organizzazione è impeccabile, questo ci fa molto piacere. Avere queste premiazioni questa sera e vedere gli ospiti che sono appunto presenti questa sera è un'emozione molto forte che ci fa molto piacere e che dà lustro alla nostra città, alla nostra Milano e ovviamente al Centro Studi Grande Milano. Che futuro vede per questa città? Beh, diciamo che è un po' negli occhi di tutti e anche sulla bocca di tutti. Milano sta facendo la differenza in Italia. Ogni settore è in suo progresso e possiamo affermare che un pochettino questa pandemia che ci ha un po' ostacolato in questo periodo, non diciamo che è proprio completamente alle spalle, ma si nota che è un momento di grande, grande ripresa e appunto nel turismo si sta vedendo, i nostri alberghi sono al completo in questo periodo e stanno lavorando molto bene con eventi congressuali e tutto quanto. Sono Emanuela Volpe e sono qui in rappresentanza del gruppo artistico Artemisia. Noi facciamo parte del Centro Studi da qualche anno, partecipiamo agli eventi, alle attività che fanno, siamo appassionate dei loro interventi, soprattutto della passione che mettono nel fare di Milano la città che splende nel mondo, che porta esempi di grandissimo valore umano, morale e anche estetico. Noi siamo principalmente dedicate al colore e quindi portiamo il racconto del colore attraverso i nostri quadri, attraverso articoli che scriviamo, attraverso cose che facciamo per divulgare la cultura del colore, perché è una ricchezza e un valore che ci riguarda tutti. Il Centro Studi Grande Milano insieme al Palazzo delle Stelline ha organizzato questa splendida serata in una location molto importante. Che emozione è ritornare a questo tipo di eventi? Beh, sempre un piacere. Intanto questi spazi sono meravigliosi, le persone che ci vengono sono meravigliose, quindi il clima emotivo, affettivo che si sente è importante. E noi, dopo tutta la sofferenza che abbiamo passato con la chiusura dovuta al Covid e all'interruzione di questi eventi, lo apprezziamo particolarmente, cioè stiamo rivivendo, stiamo respirando nuovamente.